In esclusiva stasera TV7 parla Mohamed Salem, il pakistano condannato a 30 anni di carcere per aver ucciso nel 2006 la figlia Hina, colpevole di essersi fidanzata con un ragazzo italiano. Pino Scaccia. Hina, quando è stata uccisa, aveva 20 anni. Figlia di immigrati pakistani, la sua colpa era quella di aver scelto la libertà. Non portava il velo, non frequentava la moschea e soprattutto aveva rifiutato un matrimonio combinato, preferendo l'amore di un ragazzo italiano. Uno scandalo da punire con la morte. 20 coltellate, sgozzata e poi sepolta nell'orto di casa, in Friuli. Il padre di Hina è stato condannato a 30 anni. Gio Maria Monti e Marco Ventura lo hanno incontrato in carcere e in un libro appena uscito per la PM raccolgono la sua agghiacciante testimonianza. Io bravo padre, mia figlia molto brava, molto molto brava prima, solo che ha cambiato subito lei. Le ho detto papà dai 1.000 euro, mi serve subito. Ho detto vai calma, ti do 1.000 euro. Lei, cortello so così, vieni ritorno a casa o lascia la strada brutta o no. Lei ha detto no papà, non lo so. Che cosa c'è? Non sapevo io quanti punti, non so dove si è punti. Lei non c'è più, però lei è sempre il mio cuore, vicino al mio cuore. Attenzione agli euro falsi.